Trek. Ok, mettiamola giù prima che si rompa. 10 idee regalo per Natale. Come ogni anno, chi mi segue lo sa, mi piace filmare video dedicato ai regali di Natale per darvi alcune idee, alcuni spunti per i vostri regali. In questo video sarò un po' malinconica, questo è il primo anno in cui non vi farò vedere le creazioni di mia mamma, le ho sempre inserite nei miei video regali di Natale, ormai faceva parte della mia routine e insomma non lo potrò più fare e quindi... Insomma, è tutto il giorno che ci penso. Facciate le vostre mamme anche da parte mia. Lei, tra l'altro, mi sta facendo compagnia perché qui accanto a me ho una pallina, che non vedete, ok, ora si intravede, che aveva decorato lei. Cominciamo dalla prima idea regalo, che è perfetta per tutte le persone che amano il make-up, come me. Non potrei non menzionarvi il mio brand, Vanessa Ziletti Cosmetics, che tra l'altro, da pochissimo, trovate anche su Douglas.it, sono contentissima. Quindi trovate i miei prodotti non soltanto sul mio sito, ma anche sul sito di Douglas, e trovate poi anche alcuni punti vendita in Italia. 6 idea bellezza e poi a Torino, che ha i miei prodotti da pochissimo. Comunque vi lascio tutte le info qui sotto nell'info box. Se dovessi scegliere soltanto un prodotto, probabilmente sceglierei la palette Sorosi, che è un'idea regalo bellissima ed è un prodotto meraviglioso. Io ne ho presa una nuova per farvela vedere perché la mia è super consumata e volevo farvi vedere bene i colori. Parliamone, quanto sono belli. Troviamo alcune tonalità sul rosa e altre tonalità sul marrone, perché per me sono fondamentali, non possono mai mancare. Troviamo alcuni colori più caldi, altri colori più freddi, per sposarsi bene su tutti gli incarnati. In particolare io amo Bouquet, che è il colore centrale della palette. Ogni colore è unico perché è composto da gocce di colore, da perle di colore fatte a mano. E in particolare, se dovessi sceglierne uno per le feste, direi Enchanted, perché questo glitter meraviglioso. Seconda idea regalo, qui chiederò a tutte le mie amiche di skippare questa parte, skippatela, perché vi potrei fare questo regalo a Natale, quindi mandate avanti se non volete rovinarvi la sorpresa. Sto parlando del portaborse di Alessi, che troviamo in due varianti diverse, la variante con l'elefante e la variante con il gatto. Fatemi tanto sapere quale vi piace di più. Oggetti meravigliosi e soprattutto super utili, perché io tutte le volte che vado a mangiare fuori non so mai poi dove mettere la borsa, quindi secondo me è perfetto appunto poter mettere un bel portaborse dentro la borsa per poi tirarlo fuori e utilizzarlo al bar o al ristorante. Idea regalo per chi ama i fiori e le piante, oppure le Lego, o meglio ancora entrambe le cose, la Botanical Collection di Lego. L'orchidea mi è stata regalata all'inaugurazione del Lego Store di Brescia e mi sono divertita così tanto a realizzarla che adesso vorrei prendere anche il mazzo di fiori. Prossima idea regalo, collant, ma non semplici collant, collant direi colorati o con applicazioni o con strass. In questo periodo veramente se ne trovano tantissimi per tutti i gusti ed è sicuramente una bella idea regalo per chi ama usare un pochino di più con l'abbigliamento, oppure magari non vuole usare particolarmente ma vuole farlo magari con dei piccoli accessori. Ecco, aggiungere un collant è anche un bel modo per modificare completamente un look soltanto con un accessorio. Idea regalo perfetta per chi ama la casa e anche le fragranze, vi consiglio il diffusore con gli oli essenziali. Io ce l'ho ormai, lo utilizzo da tantissimi anni e la sera utilizzo sempre l'olio essenziale di lavanda. Ho detto anche in altri video che la lavanda aiuta a rilassarsi e ad addormentarsi e quindi è perfetta la sera. Cosa regalare a chi ama la meditazione, l'introspezione, i cristalli? Potrei parlare ore di questo argomento, anche se non ne parlo mai qui sul mio canale. Io amo i cristalli, amo meditare, lo faccio abbastanza di frequente, non tutti i giorni, però insomma lo faccio spesso. Trovate tantissime idee regalo, dai kit con la salvia bianca e il palo santo alle campane tibetane. Trovate poi dei libri che parlano della meditazione, che parlano dei chakra, anche dei cristalli che possono essere regalati sotto forma di accessori, quindi bracciali, collane, orecchini e via. Cosa regalare a chi ama bijou e gioielli, e magari neanche tanti, oltre ad altri bijou e gioielli ovviamente? Potete regalare degli organizer, trovo comodissimi perché è facile magari quando si viaggia mettere magari, non lo so, più collane insieme, dopo le collane si attorcigliano, insomma poi non è mai bello perché ci vuole sempre un bel po', soprattutto quelle con la collanina fine fine, togliere insomma tutti i vari nodi che si formano. Io ho questo, invece in casa ho questo, vi lascio i link nell'info box. Idea regalo per chi ama leggere i libri, ovviamente direte Vanessa, quanta fantasia! Farò vedere due libri, uno sul make-up e l'altro sulla cura della pelle, perché questi sono due degli argomenti di cui vi parlo principalmente qui sul mio canale. Cominciamo da Acne Revolution di Ines Mordente, che è una dermatologa molto brava, io la seguo anche sui social, e appunto ha scritto questo libro, Il metodo rivoluzionario per una pelle perfetta. Veramente molto interessante. E poi un altro libro che ci tengo a farvi vedere è Vi svelo il trucco di Erika Richioba. Molto bello, è molto completo, ha tantissime fotografie, si vedono bene tutti i passaggi per appunto
creare i vari look. Idea regalo perfetta per chi sta traslocando, sta cambiando casa, o per l'amico o amica che per la prima volta, insomma, sta a vivere da solo e non vive più con i suoi. Qualcosa per la casa, un grande classico, ed è qualcosa sicuramente che serve sempre, perché io mi ricordo che quando sono andata a vivere con Massimo non avevamo niente, quindi avevo dovuto comprare tutto, piatti, bicchieri, imposate, non avevamo proprio nulla. E quindi secondo me qualcosa per la casa è sempre gradito, magari qualcosa di utile, qualcosa per la cucina, oppure magari anche un bel soprammobile, un vaso particolare. I vasi secondo me sono bellissimi, poi sono sempre utili, io amo i fiori, e anche se ho un po' di vasi mi rendo conto poi che insomma non tutti i vasi vanno sempre bene per tutti i mazzi di fiori, uno in più insomma fa sempre comodo. L'idea regalo per chi ama prendersi cura di sé, e in particolare secondo me questa idea può essere molto ben apprezzata da chi magari è un pochino stressato o stressata. Un buono per fare un massaggio, per fare la manicure o la pedicure, per fare i capelli, un ingresso alla spa, un ingresso alle terme, insomma tutto ciò che riguarda la cura della persona. Secondo me è sempre gradito ed è sempre bello riuscire a ritagliarsi un'oretta o due per sé e per insomma fare qualcosa che ci aiuti a rilassarci e anche a prenderci cura di noi. Questo per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete altre idee regalo, così ci aiutiamo a vicenda, mi date alcuni spunti e li date anche alle altre persone che leggeranno i commenti, e io vi mando un grossissimo bacio, ciao!